L'INAIL investe 1.200.000 euro per attività di prevenzione sulla sicurezza ogni anno, eppure ci sono state in Piemonte il Molino Cordero e la Tisse. Vuol dire che 1.200.000 sono troppo pochi? Certamente maggiori risorse finanziarie permetterebbero di fare un'azione più capillare. Teniamo conto che circa il 95% delle aziende sono sotto i 10 dipendenti, quindi c'è una polarizzazione produttiva anche nel territorio piemontese che ovviamente complica. Il rogo della Thyssen, il boato del Molino Cordero, la storia infinita dell'Eternit di Casale pesano sulla giornata nazionale delle vittime del lavoro. Si cercano cause e rimedi. Dobbiamo fare in modo che il singolo lavoratore interiorizzi e adotti le motivazioni e le tecniche che lo portano lui per primo ad essere agente della propria sicurezza. Ci sono state delle polemiche per quel che riguarda la normativa, si dice che colpiva troppo poco chi non guardava la sicurezza in fabbrica. No, secondo me il problema invece è quello che le norme ci sono ma non sempre vengono applicate. I numeri dicono che le morti sul lavoro calano dalle 5.000 ogni anno nell'Italia del boom economico alle 1.000 di adesso, sempre un'enormità di dolore, diffuso e dimenticato, quando non è un caso sul giornale. Mio marito, che era un numero, una persona sconosciuta, che lui ha vissuto, ha lavorato ed è morto, e forse chi se ne è accorto più di tutti siamo stati solo noi, perché nessun altro ci ha potuto aiutare. E gli aiuti alle famiglie delle vittime sul lavoro devono migliorare molto. Prima che venga messa e attuata la legge che prevede l'equiparazione dei caduti sul lavoro con quelli morti per il terrorismo. E la seconda, ovviamente, che venga unificata, finalmente data l'approvazione, al cumulo delle due pensioni, INPS e INAIL.